Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG di Federpharma Channel. Ma passiamo subito ai titoli. Vaccinazioni Covid in farmacia, partita la Valle d'Aosta. Vaccini Covid, l'Unione Europea non rinnova il contratto di fornitura con AstraZeneca. TFR dipendenti, nuovo prodotto assicurativo di Credifarma, Alessandrini, vantaggi economici per le farmacie. Covid, boom di farmaci contraffatti acquistati online, in Italia un più 45% in un anno. Al via in Valle d'Aosta le vaccinazioni anti-Covid per la fascia d'età fra i 60 e i 79 anni. Alta la richiesta del vaccino anche da parte della popolazione più giovane che va dai 30 ai 50 anni, come confermato anche dal presidente della locale Federpharma, Alessandro De Tragiache. Su indicazione dell'ASL le somministrazioni saranno fatte con Vaxzevria, ma il presidente di Federpharma auspica un aumento delle dosi di Johnson & Johnson. Le farmacie aderenti su base volontaria alla campagna vaccinale riceveranno una remunerazione per ogni vaccinazione eseguita, come previsto dall'accordo nazionale. La Commissione europea non ha rinnovato il contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca in scadenza alla fine di giugno. Nei confronti dell'azienda anglo-svedese nelle scorse settimane è stata avviata una causa legale per inadempienza del contratto. Il provvedimento in ogni caso non dovrebbe condizionare le tempistiche nel raggiungimento del target di immunità di gregge che l'Italia ha fissato al 60% entro fine luglio e all'80% a settembre. Un utile strumento di risparmio beneficiando dei rendimenti maturati sulle somme accantonate. E quanto garantisce il nuovo prodotto assicurativo di investimento realizzato da Credifarma per far fronte agli impegni della farmacia verso i dipendenti relativamente al TFR in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Spesso il titolare di farmacia non è in grado di far fronte alla richiesta di TFR da parte del dipendente, trattandosi di un debito figurativo, e deve perciò ricorrere ad un finanziamento che va ad incidere sugli equilibri finanziari della farmacia, ha spiegato a filo diretto Marco Alessandrini, ADD Credifarma. I benefici del nuovo prodotto Credifarma, infine, riguardano lo sgravio fiscale e i risultati di eccellenza della gestione separata a cui il contratto è collegato. Una speciale forma di investimento a basso rischio che negli ultimi 10 anni ha spesso superato i tassi di interesse offerti dai titoli di Stato e l'inflazione. Boom di farmaci contraffatti in Italia con i sequestri da parte delle autorità competenti cresciuti del 45% nel 2020 rispetto all'anno precedente. Si tratta per lo più di farmaci acquistati online e privi delle autorizzazioni necessarie. La denuncia arriva da Assutenti, che si occupa di lotta alla contraffazione nell'ambito del progetto Io sono originale, volto a combattere il fenomeno e dare indicazioni ai consumatori. Una fetta consistente di forniture illecite riguarda proprio farmaci utilizzati per la cura del Covid-19, come confermano i dati elaborati dall'Agenzia delle Dogane. Federpharma da anni mette in guardia da questi rischi ed è in prima linea insieme ad AIFA e Ministero della Salute nel sottolineare l'importanza di acquistare prodotti per la salute da siti di farmacie reali, contraddistinti dal common logo. Unica via per evitare possibili rischi di una diffusione incontrollata delle vendite online. Questa è la nostra ultima notizia per oggi. Il TG di Federpharma Channel vi dà appuntamento a domani.